Siamo ormai quasi al traguardo dei primi 7 mesi di quest'anno politico parlamentare. Che bilancio ne fate? Ma sono stati 7 mesi di un governo avatar di fatto, dove Renzi è stato il vero burattinaio e Gentiloni in qualche modo il prestanome di un governo che in realtà non dovrebbe più aver ragione d'essere, che si è speso sulla legge, una legge elettorale che ancora non c'è, e quindi diciamo che sono stati 7 mesi di navigazioni in acque tempestose senza raggiungere grandi risultati. Adesso una grande perdita di tempo su un decreto vaccini che in realtà non serviva in questa maniera. Intanto già si respira un clima preelettorale, siamo un po' liberi tutti e il governo perde anche un ministro. E allora? E allora forse sarebbe il caso di andare tutti a casa e andare subito a elezioni. Ma non ci sono neanche i tempi tecnici, a parte la legge di bilancio, che è un documento importante, una misura molto importante che ci aspetti in autunno. La potrà fare eventualmente il prossimo governo. La legge di bilancio sarà fondamentale anche perché i conti dell'Italia sono ancora ballerini, ma alla fine per approvarla ci sarà bisogno di una maggioranza ballerina, alla quale voi naturalmente non prenderete mai parte. Così. Assolutamente no, le nostre politiche sono molto diverse di quelle dei tagli lineari o dei tagli alla spesa pubblica, alla sanità, come sta facendo questo governo. Noi abbiamo un altro programma, quando sarà il nostro turno la faremo noi la legge di bilancio. Intanto continua il dramma dei migranti, molti cittadini, ma anche molti sindaci dello stesso Partito Democratico sono impauriti e arrabbiati. Hanno torto? No, hanno assolutamente ragione. Le politiche sui migranti sono state disastrose, tanti annunci, il patto con la Turchia che poi ci ha spostato tutti i migranti sulla rotta mediterranea. Le politiche di Renzi sono state fallimentari, anche avendo avuto poi il semestre europeo e la presidenza del G7, ci ha lasciati in queste condizioni quando poco più di un anno fa si lucrava sui migranti come fosse droga, se se lo ricorda. Quindi diciamo che è stata una politica da una parte fatta per accontentare le varie cooperative, dall'altro senza pensare agli italiani. E poi ha sempre spacciato l'operazione Triton, dove tutti i migranti arrivano sulle coste italiane con degli sforamenti di bilancio per dare i famosi 80 euro alle europee. Quindi è stata una politica fallimentare, hanno ragione ad arrabbiarsi. Intanto però il governo ha chiesto aiuto all'Europa, un'Europa che risponde in maniera evasiva quando addirittura non alza muri e minaccia le truppe ai propri confini, ma non bisognerebbe difendere le frontiere di tutta l'Europa, inclusa l'Italia? Assolutamente sì, l'Europa è stata inadeguata a gestire questa emergenza, dovevamo rivedere il regolamento di Dublino, non è stato fatto e fanno gli europeisti con le frontiere degli altri. Noi diciamo, no? Quindi vengono da noi ma poi gli altri chiudono le frontiere. Questa non è l'Europa della solidarietà. Tutti europeisti, i solidali. I solidali con le frontiere degli altri. E poi c'è la vicenda dello Ius Soli, dove Gentiloni alla fine ha rinunciato alla fiducia perché era un provvedimento divisivo anche per la sua maggioranza. Lei che idea si è fatta? Era un trappolone di Renzi verso Gentiloni? Ma io non lo so, adesso io ho letto il testo, a me piace guardare i contenuti. Lo Ius Soli era un grande pastrocchio, lo Ius Soli già esiste in Italia, chi nasce in Italia arriva a 18 anni e diventa italiano se rimane qui per tutti questi anni, e quello che loro proponevano era uno Ius Soli pasticciato, addirittura basato sul reddito, quindi un provvedimento veramente che non aveva ragione d'essere. Se poi l'hanno fatto per motivi politici, per noi queste cose vanno trattate con molta più serietà. Tanto sul terreno restano dei temi sociali molto complicati, uno dei quali il fatto che c'è il 20%, un record europeo drammatico, di giovani NEET, cioè giovani che non studiano e non cercano lavoro, e dall'altra parte ci sono anziani che dal lavoro vorrebbero andare via, il turnover non si sblocca, è così? Sì, è una situazione drammatica, abbiamo questi giovani, il 19,9%, che sono sperduti tra il mondo del lavoro e lo studio, non scelgono né l'uno né l'altro e non sanno dove andare, i famosi NEET. Ci sono stati 100.000 giovani nel 2015 che sono dovuti emigrare per trovare la loro strada, d'altro canto la Fornero impedisce di andare in pensione a chi invece vorrebbe andarci, quindi noi abbiamo fatto varie proposte, tra cui la staffetta generazionale della nostra senatrice Catalfo, in cui abbiamo previsto per esempio un part-time tra chi deve andare in pensione, quindi chi è prossimo alla pensione, e un giovane in entrata, senza che la persona che deve andare in pensione perda i contributi, quindi abbiamo fatto delle proposte concrete per
risolvere questi problemi. Intanto anche l'APE social che il governo ha varato è in difficoltà perché c'è un boom di adesioni molto superiore rispetto ai fondi, alle risorse che sono in campo. Alla fine sarà necessaria una graduatoria, queste persone alle quali era stata promessa un'uscita dal lavoro dovranno ancora aspettare? Ma l'APE social è un provvedimento anche lì dove non sono stati stanziati abbastanza fondi. Io credo che quando si pensa delle politiche del genere bisogna pensare a tutti, è inconcepibile fare delle graduatorie per chi deve andare in pensione. Poi anche questa APE social ricordiamo che darebbe una pensione che è inferiore alla, molto inferiore rispetto a quella che si avrebbe andando in pensione normalmente. Siccome molte pensioni sono sotto i 700 euro c'è anche il rischio povertà di eventualmente di tante persone che aderissero all'APE social, quindi dobbiamo cercare di modificare la Fornero piuttosto che andare su questi provvedimenti che poi non bastano per nessuno. Ma anche l'APE volontaria che il governo dovrebbe varare nei prossimi mesi prevede penalizzazioni addirittura fino al 20% del rateo che verrebbe poi percepito. La gente potrà aderire, potrà fare questa rinuncia così importante? Ma io penso che quello sia più un regalo alle banche e alle assicurazioni perché di fatto poi la pensione verrebbe erogata tramite una specie di mutuo, quindi io spero che il governo ci ripensi su questa modalità.